Siete pronti? Marcel? Fa il suo ingresso come una star allo stadio Colbacchini di Padova, allenatore per un giorno Marcel Jacobs, il campione olimpico oro a Tokyo sui 100 metri segnando il nuovo record europeo. Una giornata di sport organizzata dal gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato a cui appartiene Jacobs, che ha fatto incontrare grandi campioni e le giovani promesse dell'atletica padovana. Non c'è una vera tecnica per uscire dai blocchi, ovvero ognuno credo che abbia delle qualità, ognuno di voi ha delle ottime qualità e quindi bisogna riuscire a sfruttare le qualità che avete. E così Marcel insegna come partire dai blocchi, poi Massimo Stano, ora a Tokyo nei 20 km di marcia, insegna invece la tecnica del marciatore per muovere il bacino. Oltre 2000 ragazzi, molti di loro proprio nel 2021, guardando le Olimpiadi di Tokyo, si sono avvicinati all'atletica. Dagli spalti hanno applaudito, felici di poter vedere dal vivo i loro beniamini. Il mio messaggio è portare più bambini allo sport in generale. L'atletica è bellissima, ovviamente è il mio sport, ma credo che qualsiasi sport sia fondamentale per una crescita personale che ti permette di entrare nel mondo dei grandi. Io sto cercando di puntare tutto sulla simpatia prima di tutto, perché non ho dei concorrenti davvero tosti da battere, però no, a parte gli scherzi, tanti giovani stanno approcciando alla marcia, stanno capendo cos'è quel movimento che prima poteva apparire un movimento strano. Sognando le imprese dei campioni, si consolidano impegno e passione. Sulla pista di atletica si è esibito nelle vesti di allenatore anche Yeman Krippa, campione di mezzo fondo, che ai ragazzi consegna un messaggio importante. Di divertirsi, di fare amicizia, di entrare in campo, provare a fare un po' di sport e per stare lontano, diciamo, da altre distrazioni che possano portare a fare delle cose sbagliate.